Ciao a tutti e bentornati al Musicarte Caffè. Stasera con noi c'è un nuovo gruppo e ve li presento. Alla mia sinistra Virginia Lanfranconi e alla mia destra Luca Zotti. Ciao. Ciao ragazzi, veramente sono molto felice di avervi qua con noi. E niente, semplicemente parto dalla classica domanda di rito. Innanzitutto, Virginia, parlami di te, inizia con la vostra storia. Beh, la nostra storia inizia circa un anno e mezzo fa, direi. E niente, ci siamo incontrati a San Fedele, che è un piccolo paesino della Val di Intelvi, provincia di Como. Io ai tempi facevo e faccio ancora la pizzaiola e gestisco una piccola gastronomia pizzeria d'asporto. C'è stato un momento musicale fantastico nella piazza e niente, tramite amici mi hanno chiamato, io ancora in vesti da pizzaiola, cappello, grembiule, sporco di pomodoro e siamo andati a Scusa, fare posso raccontare un questa piccolo? jam. Lui te la racconterà magari qualcosa di più che è più bravo di me sicuramente a parlare. No, un piccolo Passo la aneddoto parola a perché Luca. un piccolo aneddoto perché ho vissuta. Praticamente stavamo suonando in questa piazza e a un certo punto arriva un signore, un vecchietto che abbiamo scoperto che era suo padre. Ha detto, ma ciao ragazzi, mia figlia canta. E noi, vabbè, sì, di solito siamo molto aperti verso chiunque si propone. Ha detto, vabbè. Arriva questa ragazzina bassa, piccolina, col cappellino, vestita ancora da pizzaiola, sale sul palco, attacca a cantare una roba. Abbiamo detto, ma chi è questa qua? Ed era lei. Caspita. Cioè, è rimasta col cappellino, vestita da pizzaiola, proprio, cioè, sembrava di avere Janis Joplin sul palco vestita da pizzaiola. Era abbastanza, faceva anche ridere. E così Meravigliosa. ci siamo conosciuti. Fantastico. Ah, beh, Bellissimo. di tutte le storie della nascita di gruppi che ho sentito, questa è la più paradossale. Complimenti, mi fa molto piacere. Beh, comunque, quindi è da un anno e mezzo, insomma, che state insieme. Però questa è la domanda che rivolgo a Luca, perché sicuramente se Virginia sta con voi da un anno e mezzo, suppongo che tu suoni e canti magari da un po' di più di anni. Io sono 20 anni, credo. Sì, ho avuto diverse formazioni. Faccio questo di mestiere, insomma, suono, costruisco strumenti. Questa è una chitarra che userò stasera. E infatti ne parleremo dopo di questo splendido gioiello che hai tra le mani. E niente, dicevo, quindi hai naturalmente altre formazioni nello stesso frangente, insomma, sia con Virginia che con qualcun altro. Sì, collaboro con diversi musicisti, con un'americana, facciamo dei pezzi, brani folk. Poi ho il mio progetto solista, Luca Zotti Band, dove facciamo i miei brani e in quel caso Virginia fa la corista ed è il primo gruppo dove la corista è più brava del cantante. Accade anche questo, eh? Sì, cioè. So che comunque, perdona l'ignoranza, nel senso, io ho visto che siete molto famosi in tutta la regione, non parlo solamente di provincia, ma parlo proprio di regione, perché pronunciando soprattutto il nome tuo, Luca, tante persone mi hanno detto sì, lo conosciamo. Quindi suppongo che appunto questi 20 anni di carriera, chiamiamoli così, sono comunque stati molto fruttuosi, immagino. Sì, 20 anni, in realtà sono 12-13 di carriera. I primi 7 anni sono stati di sperimentazione, facevo cose, cercavo suoni, avevo comunque delle band. Diciamo, le cose più importanti le ho fatte poi tra il 99 e il 2001-2002, avevo una band che si chiamava On, con cui abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo aperto un po' di concerti a gruppi belli, concerti belli un po' grossi. E questa è stata una delle esperienze più grandi che ho avuto finora, più che altro perché erano anche brani originali. Facevamo un rock psichedelico tra i Pink Floyd, Radiohead, e facevamo cose belle, insomma, lì è stato proprio divertente. Poi sono seguiti un po' di altre sperimentazioni di diverso tipo, altri generi, funky, reggae, un po' di tutto. La musica è bella,
se fatta bene col cuore è bella tutta. Sono d'accordo. Virginia, una domanda per te. Allora, stasera cosa esattamente ci presenterete? Ma il repertorio che presentiamo è un po' vario, si tratta più che altro appunto di cover in questa formazione, quindi passiamo dal classico pop rock fino ad arrivare al blues, facciamo qualcosa di jazz, qualcosa di alternativo, quindi rimaniamo un po' sul classico per comunque piacere a tutto il pubblico. Quindi perfetto. Cose classiche. Quindi non vediamo l'ora di sentire. Luca, la domanda io la guardo da quando abbiamo iniziato a parlare. Questo per me non è una chitarra, è un'opera d'arte. Parlaci un attimo di questa splendida cosa. Sì, come vedete non è solo una chitarra, è un multistrumento. Include chitarra, tastiere, chitarra e qui dei pad in cui io ho segnato dei suoni di percussione. E qui ci sono dei controller per gestire i synth. Poi abbiamo questo che è un multi effetto a raggi infrarossi, ossia non serve toccarlo, ma in base a come ti avvicini emette dei suoni o comunque filtra il suono della chitarra. E poi c'è una cosa simpatica. Un carillon. Due, uno allegro e uno triste. Meraviglioso. Ovviamente, quanto tempo ti ci è voluto per costruirla e perché? Allora, perché diciamo che è nato un po' da un'esigenza pratica, nel senso che io ho, tra i vari gruppi che ho un gruppo dove facciamo sonorizzazione dal vivo di film muti, e in quel progetto mi portavo la chitarra, una tastierina e questo multi effetto che poi ho inserito qui. Quindi avevo la chitarra, la tastiera, avevo troppi fili, troppe cose. Allora mi ricordo proprio durante un live che ero lì a suonare e mi è arrivata l'ispirazione, ho detto ma devo inglobare tutto in uno. E quindi poi ho costruito questa chitarra, l'ho progettata e costruita. Allora, la progettazione è durata un anno, non full time, ovviamente ogni tanto buttavo giù delle bozze, l'idea, ok questo lo metto qua, il filo lo faccio passare di là, insomma tutto pian piano perché comunque faccio un sacco di cose all'interno della giornata. E poi per la realizzazione pratica ci ho messo un mese, anche qui neanche full time, diciamo che se vogliamo possiamo dire 2 mesi tutto dai, tra progettazione e realizzazione. Indicative. Onestamente credevo addirittura molto di più. Invece no, ripeto, quando mi metto a lavorare sono veloce. Ma magari ci metto molto tempo per progettare una cosa, nel senso che a livello mentale c'è molto lavoro per capire cosa fare, come disporre le cose, però poi quando mi metto all'azione so già cosa fare esattamente. Luca, comunque complimenti e a noi non resta altro che sentirvi cantare e suonare, sarà veramente un piacere e una scoperta capire effettivamente cosa questo particolare strumento possa farci ascoltare. Bene, con questo è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di averci naturalmente visto e ascoltato, vi rimando al prossimo appuntamento e mi raccomando, il Musica Arte Caffè, come ho detto l'altra volta, lo ripeto anche adesso, ha raddoppiato le due serate live, il giovedì e il venerdì, tutte le settimane, abbiamo la programmazione fino a gennaio e non solo, musicisti, se guardate il video e ci state ascoltando, mi raccomando, andate sul sito e mandate i vostri lavori, i vostri progetti che noi siamo qua ad ascoltare e a scegliere. Con questo è tutto, vi ringrazio, buona musica a tutti, ciao! Ciao! Yeah.